con Aldo Serena. Cosa vuol dire essere del grande Torino? Avete cercato di spiegarlo, ci siete riusciti, perché dagli applausi e dalla gente che è stata con voi quest'oggi qui a San Pietro di Feletto, quasi casa tua insomma da Montebelluna, che cosa vuol dire essere del grande Torino? Beh, devo dire che quando accadono tragedie come questa, sono dei drammi sportivi che creano una comunità, creano una coalizzazione di sentimenti, ed io quando sono andato al Torino nel 1984 a giocarci mi è stato subito insegnato, mi è stato subito da tutte le persone che vivevano in quella società, dal magazziniere al massaggiatore, quindi capisci che c'è alle spalle un sentimento profondo che li ha uniti. Grande Torino, e tu sei stato l'unico che ha giocato con tutte e quattro le maglie, Torino, Inter, Milan e Juventus. Anche qui, potrà succedere mai in questo calcio? Io penso di no. Ma in questo calcio magari un po' più frequente di una volta, ma all'epoca è stata una combinazione di situazioni, perché l'Inter non mi ha mai ceduto il mio cartellino, mi dava in prestito. Ed è capitato per quello, insomma, è stato un caso, però io sono stato molto felice e contento di non aver potuto scegliere e fare una carriera come questa, che mi ha dato tante soddisfazioni. Aldo, hai raccontato di quel gol che Junior ti ha messo lì davanti, il colpo di testa, che tra l'altro ripeti anche come titolo più o meno del tuo libro, del tuo ultimo libro. Sì, sì, ho fatto un libro così un po' per ai ragazzi moderni adesso. Magari se hanno la compiacenza di leggerlo capiranno che il mondo era anche un po' diverso, un mondo del calcio fatto di sentimenti, meno di telefonini e social, ma molto di persone che si guardavano negli occhi. L'hai detto tu stesso, ma esisterà, tornerà ad esserci un centravanti alla Aldo Serena? Io ho qualche dubbio. No, sì, beh, c'è Scamacca che adesso sta facendo benissimo. Bocca al lupo. Salve, grazie.